Arrivano oggi in prima commissione bilancio della Regione ben tre proposte di legge che prevedono la riduzione di vitalizi e indennità ed anche addirittura la cancellazione secca del doppio vitalizio per consiglieri ed ex consiglieri. Due progetti di legge sono a firma del Movimento 5 Stelle, la terza, più soft, a firma dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle propone con un primo PDL presentato da mesi la drastica riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali e la riduzione dei vitalizi ancora in essere che costano ai contribuenti 4,2 milioni di euro l'anno. Con una seconda proposta ispirata da una legge già approvata alla Toscana, il Movimento 5 Stelle prevede poi addirittura la cancellazione tout court del doppio vitalizio per chi è sia ex consigliere che ex parlamentare. No, non è un diritto acquisito e in più ci sembra giusto che chi gode di doppio vitalizio, ovvero perché ha lavorato in differenti sedi istituzionali, scelga il vitalizio che preferisce. Non vedo motivi per una cumulabilità che tra l'altro sulle pensioni non c'è. Allora, la nostra proposta per il dimezzamento dello stipendio prevede che ci sia una decurtazione consistente. In realtà non si tratta di un vero e proprio dimezzamento tout court, ma comunque sia la realtà è che poi il netto sarà la metà di quello che attualmente prendiamo. Crediamo che probabilmente non sarà accolta dal Consiglio regionale perché è una proposta che sostanzialmente penalizza un po' tutti. Questo però è un passo fondamentale per quello che riguarda l'equità sociale. Più mite invece la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sostenuta da maggioranza di centro-sinistra e opposizione di centrodestra, e che propone la riduzione del 10% di tutti i vitalizi per un periodo di 3 anni a titolo di contribuzione alla grave crisi economica, con una maggiorazione del taglio fino al 50% per coloro che godono anche di un doppio vitalizio.